Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars in compagnia della mia ragazza. Salve. E anche di Pietro per farci carriare in questo nuovo torneo dedicato ai bling che si giocherà unicamente in rapina, che non è proprio la nostra modalità preferita, però vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, tanto le vite sono infinite ragazzi. Ci sono un po' di bling gratis, ogni tanto abbiamo visto il Supercell mette queste sfide su Brawl per poterne guadagnare un po', devo dire che ci sta. Tra l'altro poi prossimamente andremo a fare un video perché ci stiamo avvicinando ai 7500 bling che sono il massimo e quindi dobbiamo tornare a spenderli. Vi ricordo ovviamente di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un mi piace per supportare Brawl. Ovviamente uscirà un video anche in cui andrò a shoppare le varie skin che sono uscite, non vi preoccupate, arriverà. E direi che adesso siamo pronti per andarci a giocare questa prima mappa. Ok ragazzi, allora io ho messo una Nita molto aggressiva, un lanciatore secondo me ci voleva per forza essere messo Pietro. Jesse, tanta roba in rapina. Io mi sto facendo intare come un polo. No. Oddio, il primo c'ha la velocità nei cespugli. Ci ha spaccato. A un certo punto. Non è andato alla torre. Lo so, meno male. Forse perché c'ha poca vita. A un certo punto, bravissimo Pie. Allora, io cerco di andare avanti, ragazzi, che c'ho l'orsacchiotto. Ok, sto facendo un po' di danni con l'orsacchiotto. Ma non abbastanza. Non ne ho fatti abbastanza. C'è sicuramente anche del primo qui, esatto. Ok. Vado a mettere l'orsacchiotto. Cosa, amore? C'è la bomba. Arrivo. Io ho messo anche lo scudo all'orsacchiotto che ha fatto una marea di danni. Io ho di nuovo la ulti. Se riesco ad avvicinarmi alla torre è praticamente fatta. Bravissimo Pie. L'orsacchiotto va di nuovo a spaccare. C'è anche la torretta. Magari non saremo bravissimi a tenere il controllo della mappa, ragazzi, ma come avete visto, una volta che carichiamo le ulti con Jesse e Nita, è praticamente fatta. Quindi, i primi 100 bling ce li portiamo a casa così, direi che squadra che vince non si cambia. Di conseguenza metterei nuovamente pronto e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare nella nostra seconda partitella. Allora, questa volta ci becchiamo di nuovo nel primo. Evidentemente andrà forte il primo su sta mappa, non lo so. Edgar e un'altra Jessie, attenzione. Che lei con la maestria, però un'alta come me. Alta come la mia. Occhio. Nel primo è da me. Sì, e qua da me c'è l'Edgar. Ok, l'Edgar l'abbiamo allontanato. Perfetto, c'ho anche la ulti. No, dai. No, Rip mi ha preso di rimbalzo. Del primo la ulti. Ma in realtà la ulti del primo non mi spaventa più di tanto. Il problema è la Jessie. Io gli devo mettere l'orsacchiotto. Tutti. Mannaggia la miseria, mannaggia. Allora, del primo ha fatto caricare praticamente un'altra ulti. E qui one shot. Però sto qua salendo con la torretta. Vai. Perfetto, grazie Pie. Me l'hanno distrutta in 3 secondi. Sì. Ma loro pure c'hanno tutti i brawler che fanno danni. Vabbè, l'Edgar mi pusha con la ulti. Mannaggia, all'inizio è stato drammatico. Perché sennò per il resto. Dai, mazza di quanto non l'ho hittato nel primo. Su, fammi seri, dai un po'. A destra c'è l'Edgar, amore. Rip. Ormai era andata. Allora, nel primo lì a sinistra. Che ha usato adesso la ulti. Ma ogni volta non riesco a prendere la distanza da nel primo, regà. Non riesco a mettermi vicino. Ma abbastanza lontano da non farmi hittare. Qua, regà, lo devo usare per forza l'orsacchiotto. Perché se no non riusciamo a difenderci. Me ne so caricato un altro. L'ho vista. Mannaggia la miseria. Questa credo proprio che sia andata. Sì. Questa credo proprio che sia andata.
Peccato. No, sì. È andata, peccato. Ok, abbiamo dovuto cambiare qualcosa. Effettivamente il lanciatore non workava troppo e adesso ce ne siamo beccati due contro, grazie a Supercell e a Brawl Stars per il matchmaking. E io ho messo una Penny al posto della Nita, che anche con la Nita stavamo facendo un po' fatica. Raga, comunque impazzisco. Ok, praticamente lì l'ho devastati. Ok. Sì, così abbiamo decisamente più controllo. Perfetto. Io vado ad un altro gadget. Top. Io sto cercando di gestire il Dynamite. Ok, li ho uccisi tutti. Allora, io c'ho un altro mortaio. Io, ragazzi, c'ho un altro mortaio, quindi cerco di salire. Però, regà, loro col doppio lanciatore me lo fanno fuori subito, regà, il mortaio. Me lo fanno fuori. Cerco di usare un altro gadget. Sarebbe il top. Aia. Perfetto, altri danni ancora. Con la torretta dovrebbe essere andata. Molto meglio così, ragazzi, perfetto. Ok, ragazzi, una delle mappe più storiche del gioco. Con Stecca, Jesse e Energetic. Anche loro hanno Jesse. Hanno piazzato una Nita. Vediamo un po' che succede. Teniamo la situazione sotto controllo. Ok, la Nita sta passando lì. Andiamo a prendere di brutto con lo Stecca. La Nita forse vuole passare al centro, amore, occhio. Brava. Rip. No, più che altro ho visto che la stavi... Cioè, ti ci stavi allontanando, invece poi ti ci sei riavvicinata. No, ma questo... Ma l'avevo visto lontano, avevo sparato anche lì, invece poi si è avvicinato. Bene. Allora... Proviamo a riavvicinarci. Ok. Ho ricaricato anche la ulti. Ok, vabbè, in realtà volevo evitare pure la Nita, ma... lo so. Ok. No, pure la Nita. Dai, oh, ma quanto gli dura l'immunità, ragazzi? Quanto dura l'immunità ogni volta quando si rinasce? Ah. Altro che il colpo, devono far durare meno l'immunità. Altro che togliere i colpi quando uno rinasce. L'immunità dovrebbe durare un po' di meno. Ok. No, non penso. Ok, ho fatto un po' di danni, però poi mi sono fatto uccidere un po' come un pollo. Allora, qua sì, c'è l'Otis ancora. Ok. Vado di ulti direttamente, raga, senza saperne leggere né scrivere. Ok. Ok. E questa bella tosta, eh. Ok, fatta fuori la Jesse. Sì, facciamo danni, abbiamo vinto. Perfetto, ok, va bene. Bella tosta, ma anche loro avevano una bella comp. Quindi direi che ci può stare. E andiamo direttamente alla quarta... Oddio, no, quarta partita. Quinta partita, ma diciamo quarto match da dover vincere. Allora, loro hanno un lanciatore. E questo potrebbe essere un grosso problema. Questo potrebbe essere un gravissimo problema, ragazzi. Doppio lanciatore invece, non avevo visto Grom. Oh mio Dio. Hanno CR7 pure. CR7 è il più grosso dei problemi. No, regà, il doppio lanciatore così, mannaggia la miseria. Noi non c'abbiamo nemmeno nessuno che spacca. Grom è andato a fare un bel po' di danni così. Brava, amore.
Ok, andiamo a far danno. Ai 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 ai. Io rimango qui a fare più danno possibile. Usando il gadget mi curo. Perfetto, bravo Pien. Ok, il Grom fatto. Ma sì, sì, bella, lasciala, che te frega. La coletta. Lasciala, lasciala. No, missato, ma va bene comunque, perfetto. Beh, sì, dai, comp una comp abbastanza classica, ci sta, ce la siamo portata a casa abbastanza facilmente. Adesso andiamo alla terza mappa, regà, che questa è una mappa storica di Brawl, ma allo stesso tempo è particolarissima. Tara Shelly e poi un'altra Jessie, ovviamente, che... che ci sta sempre, in rapina Jessie ci sta sempre, c'è poco da fare. C'è ben poco da fare. Allora, io con Tick cerco di zonare il più possibile. Già ho fatto delle belle hit. La Tara si vuole avvicinare, ma tanto io faccio un po' così. Può venire a hittare anche da qua, ma non è un problema, perché tanto io bene o male tengo sotto controllo la situazione. Perfetto. Ok, andiamo a fare un po'. Dalla tua destra, sulla cassa, qua. No, purtroppo no. La Jessie la blocchiamo così con il gadget. Aia, il gadget di Shelly fa malissimo. Ah, non avevo visto la Tara da destra. No, con 500 di vita. No, questo vuole usare il gadget, vuole usare. Per ma già l'ho usato di tutti, eh. Eh sì, sì, tanto prima pure gliel'avevo fatto fuori io. Perfetto. Quello era l'ultimo. Perfetto. Andiamo così. Shelly c'ha la ulti. Fatta fuori con la testolina. Ma io vado di gadget lì direttamente. Parecchi danni. Parecchi danni. Bravo Pier. Bravissimo. Andiamo a far danno. Ci metteremo un po'. Oh mio Dio. Ma è stato la Jessie da là. Maledetta. La torretta t'ha presa. T'ha messo la torretta in faccia. No, ma io ho visto 1300. Quindi credo fosse il colpo proprio, non la torretta. Ok. Perfetto, bravo Pie. Perfetto. Dai, su. Manca pochissimo. Un po' di spam di mine dovrebbe essere andata. Let's go. Direi che possiamo confermare abbastanza tranquillamente questo team qui. Quindi a posto, altri bling per noi. Ci mancano altre 3 vittoriucce da fare. Oh no, Eevee. E chi ci aveva pensato, Eevee? Ci sta. Anche il bombardino potrebbe essere una bella rottura di scatole. Anche il bombardino in realtà potrebbe essere una bellissima rottura di scatola. Sono tutti da Pietro. Sì. E io infatti vado subito di gadget. Ok. Guardali lì. Questi belli cattivi sono partiti, raga. Questa sarà molto complicata da recuperare. C'è la Eevee, attento. No, recupera vita, amore. Rip. Volevo difendere te. No, ma non pensare a me. Allora, ok. C'ho la torretta. Ok. E ancora non gliel'abbiamo neanche hittata la torre. Lo spike è praticamente one shot sulla destra, ucciso. Ma la Eevee crea un botto di problemi, raga. Ma non ci avevamo proprio pensato. Vai testolina, fai il miracolo. Ok. Bravissimo Pie. Va bene? No! Speravo lo prendesse anche una seconda mina. Bravo, Pie. Dai, 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 dai. Piano, 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 piano. Ok. Ok, perfetto. Morto lo spike. Dai, 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 ragazzi. Piano, piano la stiamo recuperando. Mamma mia, che ansia. Perfetto, uccisa la Eevee. Io vado di nuovo di gadget là. Perfetto. Allora.
A livello di vita della torretta l'abbiamo recuperata. Però rimane comunque sia difficile perché mancano ancora 20 secondi. Allora, qui c'è del tryharding in atto, regà. Ok, fatto fuori il bombardino, giochiamo la testa. Regà, loro dopo quel danno iniziale non ci hanno più toccato la cassaforte. Non ce l'hanno proprio più letteralmente toccata. E noi siamo andati alla grande. Perfetto, perfetto. Nonostante non avessimo pensato al miglior brawler della mappa, ce la portiamo a casa così. Tanta roba. Adesso ci manca solo l'ultima mappa, che tra l'altro da quello che ho visto è un'altra di queste qui che ormai sta andando parecchio. Vediamo un po' che riusciamo a combinare. Ok signori, proviamo, tentiamo quest'ultima mappa. Vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Sam Spike 8-bit. Brutto. Sì, rognoso più che altro. Team addirittura pesante. Allora, vediamo un po' se... salendo per di qua... allora, io... ah, già la miseria, lo Spike si è salvato un po' così. Ah, io un po' di danni l'ho fatti. Perfetto. Raga, io sto a fare un botto di danni. Proprio tanti. Io li ho uccisi. Sto stando con la torretta. Perfetto, mi sono rifatto lo Spike. Perfetto. Perfetto, lo Spike è stato un po' un polletto contro di me, quindi me la so gestita veramente easy lassù. E ce la portiamo a casa così. Let's go. Ok, perfetto. Direi di non cambiare nuovamente il team. E direi di continuare così. E vediamo un po' i nostri prossimi avversari. Cosa metteranno in campo. L'ultima partita, ragazzi. The final. Edgar Bombardino Ems. Ok, allora. Vediamo. Vediamo un po'. Bombardino parte subito bello aggressivo, eh. Ma l'Edgar va già morto. Infatti, ok. Sono rinati lì, occhio. Bravissimo, Pier. Io per adesso non spreco i cosi. I gadget, perché tanto c'è il bombardino che sta difendendo. Vediamo se l'Edgar viene qua, sì. Ah, ho sprecato tutti e tre i colpi, raga, maledizione. Mi ha fatto ancora danni. Ma allora, io vado ancora avanti. Lui perché, raga, lui me li fa fuori tutti così, purtroppo. Per quello non volevo usare il gadget e non l'avrei dovuto utilizzare nemmeno adesso. A sto punto. Eh? Lascio l'Edgar a sto punto. Se c'è la torretta, sì. Non ce la faccio né ora né mai a fargli danno. Ok, ho fermato un po' tutti, va bene. Perfetto, beh, questa molto easy, ragazzi. Molto, molto easy questa volta. Questa qua doveva essere quella finale più difficile. È stata praticamente quella più facile. Ritiriamo tutti i bling che ci siamo portati a casa. Ah no, al massimo è 7000, quindi nella intro mi sono pure sbagliata di 7500. Quindi sì, per forza dobbiamo assolutamente spenderli. In uno dei prossimi video sicuramente lo andremo a fare. Mi raccomando, vi ricordo, codice creatore GGYT tutto attaccato nel shop di Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se questo è fatto, lasciate un bel mi piace. Un ringraziamento a Pietro, un ringraziamento a Serena. Ce la sono portata a casa. Easy. GG. Easy. Let's go. Noi ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli. Ciao.